There's absolutely loads of vineyards in this area, and it's sure that they make a wonderful product. I want to know more about it, so I'm going to meet an expert in the field. Buongiorno. Buongiorno. Gianni Calucciolini. James. Buongiorno. Gianni, tu sei l'esperto. Io voglio sapere più del vino di questa zona. Puoi dirmi qualcosa? Sì, questa è una zona, il Salento, che produce ottimi vini, ottime uve. È una zona comunque vocata per la produzione di uva. Infatti è baciata comunque tutto l'anno dal sole, qui in inverno non arriva mai. E il Salento appunto è bagnato da due mari, appunto, che fanno sì che questo clima sia sempre mite. Qui abbiamo comunque due varietà autoctone che sono comunque la fortuna di questa zona, che sono il Negro Amaro e la Malvasia Nera. Che caratteristiche hanno questi vini? Questi vini prodotti di queste uve, appunto Negro Amaro, sono particolarmente corposi e anche con una gradazione abbastanza alta e permettono comunque al vino anche un invecchiamento anche lungo. E poi in questi ultimi anni da queste uve Negro Amaro e Malvasia Nera è nato, più che nato, è rinato un prodotto d'eccellenza che è il Vincotto. Il Vincotto? Sì. Che cos'è un vino che si cucina? No. Il Vincotto è un nome comunque di fantasia, diciamo, un nome che risale comunque a molti, molti anni fa, se non centinaia di anni fa. E questo è un prodotto che è ottenuto dalla cottura del mosto di queste due uve. Prima che il mosto fermenti, questo stesso è bollito per oltre 24 ore. Dopo questa cottura, quindi anche quando si è concentrato, questo particolare liquido viene comunque posto poi a dimorare appunto in delle botti. Delle botti appunto per 4 anni, questa conservazione, queste botti, permette al prodotto stesso poi di affinare tutti i suoi profumi. Su quale piatto si beve questo vino? Il Vincotto non è una bevanda, non si beve, è un condimento e un ingrediente. Serve nella preparazione appunto di piatti molto anche raffinati, tipo antipastini, primi, secondi, anche del dolce, dei dolci e della frutta. Il Vincotto è un condimento molto versatile e dà un gusto in più al piatto, ad ogni piatto. Questa versatilità è stata comunque riconosciuta e apprezzata da tutte le cucine in tutto il mondo, così in quella giapponese, anche nelle preparazioni di piatti agrodolci, così in quella asiatica, in Australia, in Nuova Zelanda, in tutta l'Europa, in America, in Canada, dappertutto. E questa diffusione, questo riconoscimento ci rende molto molto orgogliosi, perché vuol dire, diciamo, che il Salento viene esportato grazie anche a questo prodotto in tutto il mondo. Gianni, grazie per le preziose informazioni. No, non ti preoccupare, è il proprietario del fondo che controlla la sua proprietà con l'aereo, perché ha una passione per il volo. Comunque spero che tu non abbia preso nessun grappolo d'uva. No, non ho preso allora niente. Allora tutto no. Okay. Ciao. Ciao Gianni, grazie.